Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Come tutti voi sapete, il comune di Fagnano è una macchina abbastanza importante, ha tanti dipendenti, ma vive anche di volontari e alcuni servizi di questo comune sono garantiti proprio dai volontari stessi, per esempio l'autonavetta. Siamo alla ricerca di nuovi volontari per l'autonavetta. Per chi avesse voglia di mettersi al servizio dei propri concittadini, è disponibile l'iscrizione all'albo dei volontari qui in comune proprio per il servizio autonavetta. Gli eventi della fine settimana e della settimana. Oggi è il 1° di novembre, la festività di Tutti i Santi e gli uffici comunali sono chiusi al pubblico come le scuole. Domenica è la prima domenica del mese, il 3 novembre, e in Piazza della Repubblica, Piazza Mercato, ci sarà il tradizionale mercatino degli hobbisti organizzato dalla Proloco. Martedì 5 novembre l'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna della Selva, alle ore 15 nel Salone dell'Oratorio San Stanislao, organizza un incontro dedicato alla prevenzione contro le truffe rivolte agli anziani. Giovedì 7 di novembre, due appuntamenti, tutte e due alle ore 21, ma di argomenti differenti. Alle ore 21 Davide Passamonti presenta nella sala pluriuso della biblioteca il libro Socialismo liberale e programmazione, mentre in sala consiglio qui al Castello Visconteo c'è una serata dedicata alla prevenzione contro il tumore della prostata, quindi ci sarà la possibilità di parlare anche con medici e chirurghi proprio per questa prevenzione. Il 4 novembre è di lunedì ed è la festa nazionale dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Il Comune di Fagnano celebrerà solennemente questa festività domenica 10 novembre, quindi nel prossimo video di settimana prossima diremo tutto il programma di questa manifestazione. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, una buona festa di Tutti i Santi, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.